Chiudiamo la pagina della Formula 1 per aprire quella dell'Europeo di volley. L'Italia si qualifica ai quarti di finale, travolge la Turchia per 3-0 e oggi 20:30 su Rai 1 se la vedrà con il Belgio. Dall'inviato a Katowice, Maurizio Colantoni. Siamo partiti come dei meteoriti, il terzo set ci abbiamo messo un po' di più, ma la voglia era tanta. Siamo partiti forse un pelino agitati, ci siamo attivati e siamo esplosi in qualcosa di magnifico. Brillano gli occhi a Matteo Piano. Gigantesco in campo, il forte centrale azzurro sintetizza in poche parole il match vinto dall'Italia. Soprattutto lo spirito di una nazionale che non fallisce la sfida playoff dentro fuori contro la Turchia. Vittoria netta, bel gioco, piccole sofferenze con reazioni nel terzo set. È un'Italia che piace tanto anche al suo CT. Mi piace come i ragazzi hanno messo tutto quello che avevano. È importante che continuino a farlo per essere... per provare ad aggiungere qualcosina ogni giorno e basta. Ed ora nei quarti dell'Europeo in Polonia, il Belgio. È una squadra molto solida, è una squadra che gioca bene a pallavolo, ha buone variazioni, ha diversi giocatori che sono stati in Italia. Bisognerà prepararsi a una sfida da combattere. Gruppo unito, compatto e che gioca a memoria, con un segreto, come svela Filippo Lanza. Ragazzi, andiamo, mettiamocela tutta perché questo è il nostro europeo e lo vogliamo a tutti i costi. In una delle altre partite, ieri la Slovenia ha eliminato la Polonia padrona di casa. Ci racconta com'è andata Marco Fantasia. Un vero shock per la Polonia del volley, che si risveglia bruscamente dal sogno europeo, eliminata nel peggiore dei modi dalla Slovenia agli ottavi. La Tauron Arena di Cracovia era pronta per la festa, ma fin dai primi scambi si è capito che non sarebbe stata una serata facile per i padroni di casa. Kurek usciva dal match praticamente subito, dimostrando limiti tecnici e caratteriali inadeguati rispetto alle doti fisiche. A ruota lo seguivano il capitano Kubiak e l'opposto Konarski, privando il palleggiatore Žižka di quasi tutti i punti di riferimento. Dall'altra parte la rete cresceva scambio dopo scambio il centrale sloveno Pajenk, vero uomo partita per attacchi e muri. 13 punti in totale per lui, così come per il compagno Schett. Dopo aver perso i primi due set a 21, il coach della Polonia, Fefede Giorgi, provava a sostituire interamente la diagonale degli schiacciatori e l'opposto, trovando qualche risposta solo nella fase iniziale della terza frazione. Dopodiché la Slovenia tornava a macinare gioco fino al 25-19 finale. I vice campioni europei uscenti coronavano quindi l'impresa, guadagnandosi il quarto di finale contro la Russia. Sorpresa ancora più grande quella arrivata da Katowice, dove la Repubblica Ceca ha battuto ed eliminato la Francia, fresca vincitrice della World League. I cechi nei quarti torneranno quindi a sfidare la Germania. La Bulgaria, che ha battuto la Finlandia, affronterà la Serbia. Come abbiamo visto all'inizio della nostra, del nostro TG, spazio a tre nazionali italiane, quella di calcio, quella di volley e quella di basket, che comincia il suo europeo a Tel Aviv contro...